giornata che vuole essere a favore di qualcosa, a favore del mondo del commercio, a favore della qualità della vita che il mondo del commercio ha garantito fino ad oggi, col proprio sistema distributivo che non solo eroga merci ma anche servizi al cittadino, presidio del territorio, servizio agli anziani. Cioè questo è quello che oggi noi riusciamo a dare. Presenteremo un documento al prefetto, e un documento che mette in evidenza tutti questi punti, tutte queste criticità. Siamo in tanti qua perché ci crediamo, quindi crediamo in una possibilità di fare programmazione urbanistica commerciale che tenga conto anche delle esigenze del commercio di vicinato e dei centri storici, mi sembra sia lo spirito di questa sera condiviso da molti. L'unica ricetta è l'unione che fa la forza. I commercianti all'interno dei nostri centri sono anche un elemento forte di occupazione. È per questo che in un momento di crisi dobbiamo sentirci vicini a loro, che garantiscono anche una presenza in termini di sicurezza nei nostri centri. Vogliamo dire tirare un freno a una politica diversa contro le liberalizzazioni, ma la difesa del piccolo commercio e delle piccole attività commerciali, i mercati. Centinaia di attività che stanno chiudendo. Abbiamo un saldo negativo solo nel primo quadrimestre 2013 di circa 137 unità nella provincia di Padova. Se poi andiamo a vedere a livello Veneto sono 1336 attività commerciali che hanno chiuso in questo primo quadrimestre. A livello nazionale sono circa 20.000. Questa fiaccolata è una fiaccolata a favore di qualcosa, è una fiaccolata a favore del mondo del commercio, a favore delle nostre città, a favore del nostro territorio. Conosciamo quindi come padri di famiglia che amministrano questa grande famiglia che è il comune, conosciamo le difficoltà dei nostri amministrati che non riescono ad arrivare a fine mese. Noi non possiamo permetterci di perdere nei nostri centri questi valori che sono dati dalla presenza del commercio di vicinato. Chiedo ai sindaci presenti, devono assieme a noi salvaguardare il loro territorio e i loro negozi che sono all'interno delle loro città e dei loro paesi. Perché non possiamo pensare che per qualche piccola entrata ogni comune costruisca un centro commerciale all'interno della propria realtà.